Amici della Comunale, buonasera, in diretta con un personaggio che però vorrei subito, al quale vorrei subito fare una domanda, perché le spiego, potrebbe esserci un conflitto di interessi. Io sarei il batterista di Bardolino. Non è che per caso lei è venuto a Bardolino per soffiarmi il posto, perché è questa un po' la mia paura. Il problema è questo, perché a me mi ha chiamato il direttore. Salvatore Rino Conterduri. Cioè, due nomi e due cognomi, Conte Duri, ma lui è Salvatore Rino Conte Duri, Conte, però ci va, la mamma poi gli mise la R in mezzo, Conterduri, perché se devi fare teatro dici Conterduri, sì, è più bello. Doveva già raccontarle, vero? Poi se vai in Veneto, è ancora meglio, perché lì c'hanno la N, quindi alla fine del cognome tu metterai la R, Conter. Allora, benvenuto a Tullio d'Episcopo a Bardolino, e questo mi fa veramente molto piacere, sia perché, appunto, come l'avevo detto, mi piace suonare la batteria fin da piccolino. Bardolino, Bardolino, solo vino, solo vino. C'è anche la sorpresa, perché io, da buon discreto giornalista, ho letto già una sua intervista dove lei diceva appunto che aveva la passione per i vini rossi della Valpolicella, e io, visto che non sono VES, ho portato qualcosa. Insomma, dovevo sorprenderla, perché sennò dopo alla fine... Questo è davvero una sorpresa, bravo. direi. Allora, la prima domanda che mi permetterei di fare, oltre a non star qua a citare tutti i suoi grandi successi, e soprattutto tutto quello che è riuscito a trasmettere nell'arco degli anni, non solo a noi giovani, classe 86 io, ma a diverse generazioni, è stato un principio fondamentale, che è un po' l'arte di saper arrangiarsi, no? Cioè, lei è partito da... un paese, da una regione che sappiamo, quella della Campania, e soprattutto la zona di Napoli, che negli anni 70 rappresentava, prima, e non solo, rappresentava comunque un trampolino di lancio per quelle persone dinamiche che nel corso del dopo degli anni si sono rivelate tali, ma la vera spinta è un po' questa che appunto si diceva, di com'è è stato fondamentale per lei arrangiarsi. Cosa provava quando sentiva i suoi genitori che parlavano in quelle notti? Mi hanno dato una spinta grande, perché è bella. C'è chi dice che la ricchezza è che chi sta bene, che sta già, ma non ha provato la povertà, però non ha provato che significa essere povere. Io la notte sentivo nel letto mio fratello, io stavo ai piedi di mio fratello in un lettino, eravamo in due, testa e piedi, capito? Certo. E mio padre con la mamma, Upsun, sai cos'è? La pigione. Upsun, la luce, un cazzo, padrone di casa con l'aumento. Allora, ma prendiamo pure i scarpe e creature, stanno con i buchi sotto alle suole. E io sentivo queste cose. Io queste cose, con me non ci dovranno essere. Non avevamo, per me il più grande tabù, sai cos'è, in casa? La doccia, il bagno. Noi non ce l'avevamo, il bagno. Era improvvisato. La prima cosa che ho fatto, grazie a santo andamento lento, ho comprato la casa che la mia famiglia si meritava. Un bagno per Micaela, un bagno per Giusi, doppio bagno per... doppio bagno perché con doccia e vasca. Vabbè, cioè, capito? Quattro bagni, siamo in quattro bagni. Cioè, io sentivo queste cose, era dura. Perché a Napoli massimo che potevi diventare era il batterista di un cantante dell'epoca. E allora, ma io avevo altre idee, io avevo in testa Max Roach, Charlie Mingus, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, io avevo questo nella mia testa pur essendo ragazzino, perché in casa ci giravano gli LP, anche qualche 78 giri di mio fratello Romeo, grande batterista, e quindi sono cresciuto con quella musica. Laddove i miei compagni di avventure, i miei scugnizzi, quindi per le strade di Napoli, cantavano
delle canzoni. Io cantavo, io cantavo bebop e questi mi prendevano per matto, hai capito? E quindi non c'era spazio, ero diventato, cioè ero molto richiesto, parliamoci chiaro, alla fine degli anni 60, no, all'inizio degli anni 60 ero molto richiesto come batterista nelle incisioni a Napoli, qualche trasmissione radiofonica, ma non bastava per quello che io avevo in testa. Quindi quando io ho deciso di abbandonare ho incominciato tutto da capo, con una 500 rossa, targata a Napoli, la batteria, i giradischi, la valigia, e camminare, pedalare, cercare, non fermarsi, aspettare che ti chiamassero, no, girare, Roma non va bene, Bologna, non c'è male Bologna, però non arrivava quello che avevo in testa, è arrivato a Milano, capito? Perché? Alle porte dell'Europa. Alle porte dell'Europa, ma poi anche tutto questo orgoglio, che se vogliamo un po', l'orgoglio deriva sempre da una situazione di bisogno, no? Quindi la fame, come un po' anche, io che amo il calcio e sicuramente anche lei, e in questo periodo le sta andando anche abbastanza bene, signor D'Episcopo, perché questo molto Napoli, bene, non abbastanza, questo molto. Napoli le sta dando anche soddisfazione. Quello che si vede anche nel mondo del calcio, quindi chi è che sono i grandi giocatori? Quelli che hanno più fame, quelli che hanno voglia di strappare, ma di fatti, no? sì, io di fatti lo dico sempre ai miei allievi giovani, quello di avere la forza di cercare, seguire una stella, hai capito? Di muoversi, ma se non ti vedono, fermati, grida, fatti sentire, questo deve fare, il giovane non deve stare a casa, lo spaghettino fatto da mamma, no, andiamo lì e mamma. Devi morire di fame per avere quello che hai nella testa, non lo trovi nel tuo paesino, vai via, scappa, capito? Se ami, se hai qualcosa dentro, se non ce l'hai, stai lì. Io dico questo perché ho avuto dei giovani veramente fenomenali a suonare, però si accontentavano, non avevano il progetto. Io avevo fatto un progetto, pur avendo 10 anni, mentre mio padre e mia madre si lamentavano, io avevo fatto il mio progetto, che si è avverato, non del tutto, perché mancano ancora dei tasselli, speriamo. Però hai capito cosa, certo, intendo dire? Fondamentale. Alcuni ragazzi erano veramente fenomenali, però non c'era il progetto, perché stavano bene. E quello che mi ha sorpreso un attimino anche è di come nessuno dopo la fine possa essere o sentirsi profeta in patria. Si diceva dei suoi vari giri, quindi Bologna, per dopo fermarsi a Milano, Torino. Fino dagli inizi. Alla fine, secondo lei, ha più dato Tullio D'Episcopo a Napoli o Napoli a Tullio D'Episcopo? Napoli, sì. È la nascita, capito? Ce l'hai nel sangue, capito? I vicoli. Quello che ti succede dalla tua nascita a 12 anni resterà per sempre. Perché sono le prime cose che tu vedi, le prime cose che ascolti. Quelle ti resterà per sempre. Sotto alla finestra nel vicolo dove io mi affacciavo c'era l'ultimo dei pazzariello. Il pazzariello sai cos'è? Adesso fanno la pubblicità nelle televisioni. Il pazzariello vestito da tipo Napoleone, col bastone. Poi c'era il flautista, l'ottavino, il tamburo, la gran cassa e andavano a fare propaganda per i nuovi negozi, una nuova pasta o un nuovo prodotto. Attenzione, battaglio, qui si è aperta la cantina 9 e te ne pure va al Policello. Questo era il banditore, il pazzariello, io queste cose, no,
dalla nascita a 12 anni. Era bello quando si preparava, perché poi lo venivano a prendere. Al pomeriggio lui si preparava come un torero, l'ultimo dei Pazzarielli. Che bello. E mi emoziona anche sentirla parlare, perché in una sua recente intervista anche ho sentito di come lei dopo sia riuscito a trasformare i rumori, ma non solo i rumori, anche gli umori della sua Napoli e non solo, in musica, che è un po' quello che all'inizio era nato come un po', diciamo, la paura che potevano avere il popolo napoletano negli anni dei Giacobini. Beh. E che lei ha ripreso, non solo lei, ma l'ha tramutato. I famosi cinque colpi. Certo. Vero? Certo, che l'ho sentito. Cos'erano questi cinque colpi? Boom, 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 boom. Quando i napoletani dai quartieri sentivano questi cinque colpi dai tamburi, c'era un condannato alla ghigliottina e che lo accompagnavano a Piazza Mercato per essere decapitato. Corrite, corrite, andiamo a vedere chi stanno, a chi devono ghigliottinare, corrite, corrite. Poi dopo un po', dopo un po', dopo un po', questi cinque colpi sono diventati uno sfottò per i francesi, che tutte le volte suonavano questi cinque colpi tristi, e allora hanno incominciato a fare e li sfottevano. E già allora era... E da questi cinque colpi è nato il sound di Tullio. Napoli, Porta Capuana, i quartieri. Fantastico. Cioè, concordi, Rino, che ascoltarlo è sempre fantastico e sempre molto bello. Io quello che mi chiedevo un attimino, visto che dopo insomma dobbiamo andare anche alla domanda di rito, che è quella che, alla quale vuole rispondere più di tutte le altre che sto facendo, e quello che mi interessava capire anche da lei era come l'evoluzione dopo della musica, anche visto che abbiamo parlato come è nato grazie ai famosi cinque colpi, è stato un po' anche l'andare a contatto con diverse tipologie di persone, ma soprattutto con diverse tipologie anche di nazionalità. Abbiamo fatto l'esempio degli americani per quanto riguarda proprio gli inizi della sua carriera, però anche per i giovani può essere da monito il fatto di viaggiare per formarsi ancora di più rispetto al restare nella propria nazione? No, chiaramente devono viaggiare, ma devono avere il progetto. È sempre il progetto che ti spinge. Tu devi raggiungere l'obiettivo. Cioè non è che vai a Parigi così. Devi fare un... capito? Varie tappe. Come io l'ho fatto in Italia all'inizio, perché qui dovevo diventare qualcosa. Qui dovevo dimostrare a molti che dicevano vabbè, ma quello lavoro perché è il figlio di Peppe d'Episcopo. E io scappai. Per far vedere che ero Tullio, non il figlio di, capito? E quindi la mia America stava qua, in Italia, capisci? Allora, per tutti il mondo dei social che vediamo, no, adesso, perché comunque anche l'evoluzione dei social ha portato a delle grandi scoperte e soprattutto la valorizzazione un po' anche della musica con i vari talent che si vedono, però non è stato facile per lei entrare nel giro, perché dopo alla fine è tutto lì un po' la chiave di volta, no? Ah, sì, tu dici all'inizio. All'inizio l'entrare nel giro è stato... Beh, è stato duro. Sì. Cioè, praticamente nel 70, quando poi ho scelto Milano, sono tornato indietro suonando nei nightclub che già avevo fatto prima, 10 anni. Per poter avere un punto di appoggio, queste 7.000 lire a notte, no. Perché entravamo in questo nightclub fuori Milano alle 9 di sera e potevamo finire alle 2, alle 4, alle 6 del mattino. Però era un punto di appoggio, quindi la mia 500, mia moglie incinta della mia prima figlia, 7.000 lire
però la pensione Doremi, dove abitavamo, costava 7,5, quindi ero in debito di 500 lire al giorno. Mamma mia. Però l'intento appunto era quello del progetto di diventare il batterista di tutti gli artisti italiani, fare i dischi, il session man. Certo. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, però poi... Direi che si è preso alla grande, direi. Sì, sì, il sound, ecco, il sound che avevo io è arrivato a tutti. Concordo ed è la verità, perché come le ripeto anch'io, che sono un 86, sono cresciuto suonando la batteria e emulandola per quello che mi riusciva, vero, chiaramente dopo... Tu ti ricordi anche il famoso disco suonando la batteria moderna, da solo con la batteria, solo con la batteria. Questo è stato fatto nel 73, pensa te. Già avanti. Rispetto. Già avanti a tutti. È fondamentale essere un passo avanti. Bello anche andare a spiegare e capire un po' un pregio eventuale e un difetto del mondo della musica, nel senso sì. Che di quegli anni, sì. il pregio e il difetto che poteva avere la musica in quegli anni, quali erano? Ma il pregio era che si suonava vero, no? Ognuno da casa sua. Bravo. No, che tu mi metti la batteria. Ah, mettimi la batteria su una chiavetta, ma non c'entra. Questo è il difetto più grande. Il pregio era quello che suonavamo tutti assieme, in diretta. Tu pensi che c'erano delle session, dei dischi, che suonavamo sezione ritmica, la batteria stava dentro a una gabbina, sì. Un gabbiotto, in modo che i suoni della batteria non rientrassero nei microfoni degli altri strumentisti. Poi c'era tutta una sezione d'archi, sezione di fiati, clarinetti, ottavini, coro. Bastava mettere la voce e già era missato praticamente. Era fatto di tutto. Questo era il grande pregio. Ascoltavi tutto, suonavi. Il difetto è quello lì della batteria sulla chiavetta. Diventa un po' da mal di stomaco, diventa un po' da mal di stomaco. Un disastro, scusami, un disastro. Allora, un altro difetto è il click, che ti scassa le orecchie, mamma mia. A me dispiace per i giovani che non hanno potuto provare quell'ebbrezza di suonare tutti in diretta senza click. Le grandi testimonianze sono i dischi che ho fatto con Pino Daniele. I capolavori, ma non c'era elettronica, non c'era il click, Battiato, l'era del cinghiale bianco. Carta straccia con Radius, Julius Farmer al basso, capisci? Tutti questi grandi dischi non hanno potuto provare quelle brezzole di suonare tutti dal vivo. Voitil, disco dance, Voitil, senza click. Non abbiamo fatto la dance senza click. 11 minuti di cassa in 4. Vado a tempo anche così. Vado solo, veramente. M come musica, come mamma, quindi un grazie sicuramente dopo quello che è stato l'apporto della famiglia nel suo successo, ma soprattutto leggera sfumatura M come Madonna, perché? Sappiamo che in un periodo particolare della sua vita lei ha avuto bisogno di un qualcuno che riuscisse a proteggerla, un po' da tutto, un po' da quei momenti un po' particolari che sappiamo le persone possono passare, ma lei, grazie alla Madonna, di... sì. E in quel periodo lì, cioè, ognuno che incontravo, anche per degli appuntamenti di lavoro, alla fine mi guardavano e mi lasciavano la figurina della Madonna. 3 volte è successo. Ed era la Madonna di Međugorje. Te la mettevo in tasca. E poi dopo mi ha aiutato, perché io non mi accorgevo di questo brutto male che aveva. Certo. È stata la Madonna a farmi fare una diagnosi sbagliata da un medico, in modo che io ho approfondito ed è venuto fuori la verità. Totalità. Però l'importante, insomma, che io adesso... poi sono andato a ringraziare, sì, a Međugorje.
Vedi che alla perché fine. non c'era niente da fare. Ho sentito, ho letto, e però l'importante dopo alla fine è sempre tenerlo come un ricordo, seppur non facile, però è sempre un ricordo che fa parte della vita. E sappiamo che nella vita i momenti sono più quelli brutti che quelli belli, allo stesso tempo riusciamo a gestirceli in maniera abbastanza noi soft. Noi dobbiamo essere anche capaci di in quei momenti brutti di farli diventare belli, col sorriso. Se tu sorridi, quindi stai regalando anche agli altri il tuo sorriso. Quello lì ha un problema, ma vede te, gli dai un sorriso che lo carica, capisci? È importante quello che trasmettiamo. Trasformare il male nel bene, la cosa più difficile, ma bisogna farlo. Io nel libro, il metodo che ho scritto tutto a mano, che è uscito in questi giorni, però lo vendo solo ai miei allievi. È tutto scritto a mano, tutta la mia vita. E in ogni due pagine c'è una mia frase. In una dico, 2009, Messer Cola, Caserta, lascio un male e piglieto bene. C'era uno che non andava bene, era il male. Piglieto bene, quindi l'abbiamo mandato a casa. A proposito di sorrisi, adesso, prima della domanda, quella fatidica, io vorrei strapparle un sorriso. Quindi per strapparle un sorriso è molto semplice. Creiamo una forma di trattativa, ok, veloce, che prevede, che prevede da parte sua una piccola dedica con un autografo. Bello. Questo è un appello del rullante che ho usato io, che sto usando io. Classica Remo. Che ormai è un po' andata, quindi... Ma per te questo? Ad Andrea. Andrea. Sì. Però logicamente do ut des fa parte della vita. E quindi io mi sono permesso di andare a leggere una sua intervista dove diceva di essere ghiotto di vino rosso importante della Valpolicella. E allora, Ghia, è uno spettacolo, una cosa speciale, capisci? Quindi... visto che bisogna, perché sennò... Hai letto l'intervista? Amico, bisogna, perché qua sennò sono rovinato. E allora dico, mi sono permesso di portarle questa bottiglietta di vino che spero, insomma, le farà pensare a me quando la berrà. Certamente. Insomma, bisogna. Voi non potete capire, ma per me è gratificante, cioè nel senso... È emozionante, capito? Quindi è un qualcosa che mi Eccola. Tengo stretto. Oh, veramente. Gentilissimo, gentilissimo. E la conserverò con molta cura. La data, perfetto. Allora, visto che lei è stato bravo, adesso devo essere bravo anch'io, perché sennò... qua, sennò siamo rovinati. Ma allora, signor Episcopo... Ah, ripasso. Della Valpolicella, che quindi... Classico superiore. Ho il finito. Ripasso, ecco. C'ho anche il ripasso è buono. Non c'ho più un euro, amico, mi ha finito tutto ormai, non c'ho più, speso tutto. Però, Tullio d'Episcopo, che animale ti senti di questo zoo comunale? Un leone. Leona, beh, ma non è neanche una domanda da fare. Proprio una cosa. Allora, noi invitiamo tutti gli amici del Zoo Comunale e gli amici di Bardolino e non solo a venire a teatro domani sera per il grande concerto di Tullio d'Episcopo. Però chiamerei anche il buon Rino Condercuri, che insomma è un po', diciamo, il nostro faro, la nostra luce, no? Che ci permette di... Oh, vedi che Eccoci si accomoda. Qua. Oh, vediamo. Allora, signor Rino, mi spieghi. Cosa succederà domani sera? Già l'abbiamo un attimino anticipato, ma soprattutto che onore è avere un personaggio come il maestro Tullio d'Episcopo Bardolino? Beh, è un grande onore. Io prima raccontavo che sono cresciuto con i suoi dischi. Ho dei dischi a casa, di cui anche dei CD di musica classica, infatti ne parlavamo prima. Bowling. Esatto, ed è bello... confrontando con quello che diceva lui prima, no? Quando uno ha un obiettivo, c'è una cosa. Io fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, ero cresciuto
con i suoi dischi, la sua musica, le sue interviste, Pino Daniele e quant'altro da buon napoletano. Sono andato a vedere i suoi concerti, Stadio San Paolo, Piazza Plebiscito, eccetera. Che meraviglia. Adesso addirittura mi sono trovato, la vita come strana, a chiamarlo io, a onorarci a suonare su questo palcoscenico. Per me è un onore grande, quindi forse è vero, quando uno ha un progetto nella vita, se lo persegui, alle volte si realizza. Esatto. Direi, bravo, è fondamentale. Bravo. E per me, cosa posso dire? Poi per quanto riguarda l'aspetto musicale, io penso che domani ne vedremo delle belle anche di più. Ma secondo me, sai cos'è? È che avendo fatto tanto, io ho fatto tanto veramente, quindi la gente viene a concerti già impregnata di storie, capito? E questo è bello, perché il rispetto per quello che uno che ha fatto, no? Per quello che uno ha fatto, la storia, ma tanto, io ho suonato tantissimo. Infatti in un'intervista a un batterista, disse, ma Tullio, disse, lascia stare, non parliamo di Tullio. Ha suonato talmente tanto che noi dobbiamo fare due vite per arrivare a lui, quindi inarrivabile. C'è un'intervista di questo grande batterista, bellissimo. Ho dedicato tutto il mio tempo alla musica, al progetto. Tutto il mio tempo alla musica. E se non è impossibile aver fatto 2800 long play, registrazioni, sono tanti. Se mi permetti un'osservazione, anche il fatto stesso che tu stai girando adesso da due anni con questo concerto, e nella stragrande maggioranza dei casi è sempre tutto esaurito, infatti anche domani abbiamo solo qualche posticino disponibile. Di stramacchio, non si può dire. Proprio perché insistono. Guarda dove li hanno messi. Dai, guarda lì. Cioè voglio dire, lui non è che nasce, se mi permette, lui non è che nasce cantante, capisci? Cioè non è che, è come, faccio un paragone stupido, Eros Ramazzotti è un cantante che ha avuto successo con le canzoni che ha fatto. Lui nasce musicista. Poi ci sono state anche le produzioni da cantante, il santo andamento lento, tutto quello che vuoi, però secondo me, lascia stare me che posso essere musicista come anche altre persone, il fatto che ci abbia un seguito di pubblico è perché effettivamente il pubblico poi riconosce in questa sua carriera strepitosa di 40 e passa anni la dedizione che lui ha dato alla musica. E quindi la gente questo lo percepisce. E anche perché, senza falsa modestia, è veramente forse uno dei musicisti, batteristi più invidiati a livello internazionale che noi abbiamo. Ecco perché ho insistito tanto a portarlo qui. Io di questo ti posso solo ringraziare. Perché sai, il nostro è anche un teatro piccolo, modesto, no, e molti non vengono. Però sai, io vado a istinto, capito, a volte. Anzi, non a volte, è quasi tutto a istinto, capito? Poi questa parola, Bardolino, Valpolicella. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo ringraziare il vino. Allora. Ringraziamo il vino. Allora, a parte gli scherzi, amici della Zoo Comunale, ci vediamo domani sera per il gran concerto di Tullio d'Episcopo. Io ringrazio il direttore artistico Rino Condercuri del Teatro Corallo per chiaramente ospitarci sempre con le interviste di vari artisti che ci sono e delle presenti al Teatro Corallo, ma soprattutto al maestro che, oltre a che è un grande autografo che mi ha fatto, sicuramente domani sera lo vedete protagonista di una performance speciale. Regime, una cosa può essere, non si sa. Non si sa. A domani sera. Ciao amici. Ciao.